Mercoledì 21 gennaio è stato presentato a Palazzo Firenze, sede centrale della Dante Alighieri a Roma, il libro Come il mare io ti parlo, volume sul carteggio tra la divina Eleonora Duse e il vate Gabriele D'Annunzio tra il 1894 e il 1923, a cura di Franca Minucci per Bompiani. Con la presentazione di Filippo Sallusto, il libro racconta il grande amore tra i due, con le stesse parole della grande attrice, considerata a suo tempo l'italiana più conosciuta al mondo. Sì, ribalta un pochino i rapporti fra D'Annunzio e Eleonora Duse, perché il rapporto è molto più paritario di quello che fino a questo momento si era pensato, o diciamo gli stessi studiosi avevano in qualche modo così creduto. E stiamo parlando di due grandi interpreti del Novecento, stiamo parlando di due grandi personaggi. Per D'Annunzio lei era l'attrice che gli serviva per i suoi spettacoli. Per Eleonora lei era l'autore nuovo che lei cercava disperatamente per rinnovare il suo repertorio. Eleonora è stata un'attrice assolutamente moderna in questo senso, quindi con una sensibilità anche proprio artistica e culturale particolare. E allora cercava appunto l'autore e lui era l'autore. Stretta fra le tue mani, io ti amo, amo l'anima tua, gli occhi, la voce e il ginocchio tuo da puntino e l'impazienza tua bella, quando sai che una nave va a essere buttata in mare e tu ti senti di essere nave e mare. Io ti so, io ti vedo e morrei se non potessi amarti così. Amore, ti amo. L'ho scritto di anzi, sì, ma mi pare che non te l'ho detto abbastanza. Però ti ho detto tutto, tutto l'amore. Come deve essere bello settembre, là dove sei. Qui è freddo, tienimi stretto. Al termine, l'autrice ha salutato tra il pubblico la signora Maria Teresa Montanarella, nipote di D'Annunzio. D'Annunzio ha avuto una figlia che ha molto